Y el gato te dice, bueno, tu mente se lo dice. Va a ser puta pulsera que se va a estar último en el fondo. Está el tipo de suerte, va a las armas. Va a tener cereal. Va, que ci sono tre come funziona qua. Qua la segreta, la stazione sono chiusa in parte del binario 1 per evitare che i tifosi entrare in contatto con la polizia. Dunque, per i tifosi che purtroppo non si sono in casa per quel tempo, sono stati bloccati, vengono accompagnati fino allo stadio che non è anche vicino per evitare sommosse che facciano disastri. Dunque, devo dire adesso probabilmente non c'è molto, però qua hanno chiuso i negozi, vedete questo qua l'aperto che di solito si prende da mangiare, da bere, poi diciamo un mini market, diciamo qua si fa cedere anche un po', questi comunque sono ancora tifosi svizzero-tedeschi che sono venuti dalla partita. E niente, volevo mostrare un po' come funziona un po' la sicurezza qua in Svizzera per una partita di Serie A Svizzera. Qua faccio vedere veloce, se riesco a fare adesso, sono già andati via a frizione per dirvi, qua adesso non c'è più, ma comunque qua c'era ancora, c'è ancora qualche poliziotto e qua non si poteva accedere, il chiosco qua è ancora chiuso, però è stato tutto chiuso. Ovviamente sono aperte anche l'agenzia qua, è tutto chiuso, perché il treno arriva sul binario lì, in faccia, quindi qua c'è anche la polizia, adesso ormai si andrà pian piano. Qua viene tutto chiuso per permettere ai tifosi di arrivare e di non essere a contatto con la popolazione, evitare disordini in pratica. Diciamo che qua si tiene molta sicurezza, le società sono obbligate a pagare della sicurezza, questioni di sicurezza che proteggono anche il ritorno, sarà fatta la stessa cosa, il treno aspetterà i tifosi, la polizia sarà là a controllare, sarà a controllare che non si succedano casini. E comunque qua spesso ci sono dei treni speciali per i tifosi, che sono esclusivamente per i tifosi. Qua vi mostro velocemente anche la stazione, bellissimo, qua l'architettura è fantastica. Questa è la stazione di Losanna, dei treni. Questo è un piccolo, diciamo, dove si può comprare pane e quelle cose. E comunque tutta questa parte qua normalmente è chiusa quando ci sono i tifosi. Ci vediamo tra verso le 8, purtroppo non riesco a fare oggi se siete iscritti. Spero che questo mini video vi sia piaciuto. Vi mostro un attimo anche la stazione. E io volevo far vedere un po' come funziona la sicurezza qua in Svizzera quando ci sono le partite di Serie A.